Un mio nipote di Torino venuto a farmi visita ha da fare non so quali rimostranze sul suo viaggio in territorio elvetico. Io gli ho detto che solo voi, signor sindaco, potete prendere delle decisioni in merito. Siate così gentile di riceverlo. Vedrete, è pieno di personalità. D'accordo, se vi fa piacere, chiamatelo. Il vostro nome, giovanotto? Camillo Benso di Cavour. Bene. So che avete da esporre dei reclami. È la verità, signore. A Ginevra il mastro di posta ci ha dato dei cavalli spaventosi. Ne sono desolato, signore. Le nostre poste sono famose in tutta la Svizzera. Lo so. È per questo che il mastro di posta deve essere punito. 4 ore per un percorso di 10 miglia. Vi ringrazio per il buon nome delle nostre poste. Prenderemo provvedimenti, potete stare tranquillo. Per ora vogliate accettare le nostre scuse? Prego, signore. Grazie, signore. Quanti anni ha? 6. Complimenti. Benvenuti all'ascolto di Radio Giano. Storia, memoria, ricerca. Welcome to Radio Giano. History, memory and research. Buonasera e benvenuti all'ascolto dei programmi di Radio Giano. Siamo giunti all'ottava puntata della rubrica Racconta il tuo libro, condotta dal nostro socio Francesco Lioce dell'Università degli Studi Roma 3. Questa sera converserà in collegamento da Torino con Piero Flecchia, autore del volume di Formiche Rosse, cronachetta risorgimentale. Ci farà compagnia Francesca Maria Pagano della Write Up Books di Roma. Il libro è disponibile sugli scaffali della Biblioteca Lorenzo Lodi. Ma vi starete chiedendo, chi è Piero Flecchia? Piero nasce a Torino nel 1938. Di tradizione familiare d'ambito azionista socialdemocratico, si è formato sugli scritti dei fratelli Rosselli di Piero Martinetti. Per l'esperienza politica personale delle temperie sessantottesca, ha concentrato la propria riflessione, e quindi la scrittura, sui processi di degenerazione oligarchica autoritaria della lotta politica. I suoi scritti sono stati recensiti e presentati, tra gli altri, da Franco Fortini, Geno Pampaloni, Enrico Filippini, Angelo Iacomuzzi. Redattore di Anarchos, direttore editoriale della Salamandra, ha collaborato a varie testate, tra le quali il quotidiano socialista L'Avanti, il mensile a rivista Anarchica. Ha al suo attivo già 3 pamphlet: La cultura della viltà, Milano 1978, Italia quale rivoluzione nel codice della politica, Firenze 1994, da Mussolini a Berlusconi, la legittimazione del potere demagogico nell'Italia del XX secolo, Milano 2011. Quindi diamo il benvenuto a Piero e Maria Francesca. La linea a Francesco Lioce. Piero Flecchia, Formiche Rosse, cronachetta risorgimentale. Piacere di incontrare l'autore dopo averlo letto sul libro, una lettura fra l'altro coinvolgente da tutti i punti di vista, perché è una lettura che prende, cioè il testo raggiunge, perché c'è una consapevolezza. Infatti proprio su questa consapevolezza, sia linguistica sia storica, ma che poi diventa anche consapevolezza letteraria, che volevo iniziare, ecco, questo dialogo con Piero. Piero, insomma, questo risorgimento che non passa, no? Perché poi adesso lei ce lo dirà meglio, sicuramente, insomma, è una storia, lei si dimostra un accorto conoscitore di storia sabauda, quindi siamo nella prima metà dell'Ottocento, non disdegna delle incursioni che arrivano anche ai giorni nostri, alla contemporaneità o perfino all'attualità. Insomma, la sua ispirazione, da cosa ha preso le mosse? Io ho sempre così portato un certo affetto alla mia piccola patria, anche perché come internazionalista convinto avevo bisogno di un riferimento affettuoso locale, e riflettendo, studiando,
soprattutto leggendo gli epistolari, che sono una lettura fondamentale, mi sono accorto di quanto straordinaria fosse quell'Italia, ma non solo l'Italia sabauda, tutta l'Italia. Io penso all'epistolario del grande Amari, storico e dell'occupazione musulmana della Sicilia, che ha scritto delle lettere indimenticabili e che fortunatamente sono state pubblicate, uno dei più belli epistolari. Così come un epistolario splendido è quello di Massimo D'Azeglio, quello di Cavour poi addirittura ridondante. Dalla lettura di questi epistolari ha preso coscienza in me la figura del Risorgimento fatta di tante situazioni problematiche. E non ho mai pensato di scrivere un romanzo, ma piuttosto una storia di costume. E il romanzo è un po' l'oggetto trovato per caso. Sì, è molto interessante. In questa sua conoscenza si percepisce, come dicevo, introducendola, si percepisce insomma anche dal piglio che lei utilizza, perché c'è comunque un chiaro intento anche caricaturale, cioè lei non dà nulla per scontato. Tra l'altro mi sembra quello che ci dice lo dimostra, che lei parli di storia sabauda, ma in qualche modo va anche al di là delle appartenenze regionali, soffermandosi su questa prima metà dell'Ottocento, che tra l'altro è diciamo proprio la fonte, no? L'origine da cui poi noi proveniamo. Però diciamo che vizi e virtù, però sembrerebbe che la colpa, no, sia sempre di qualcun altro. A proposito delle appartenenze regionali, noi abbiamo una lunghissima tradizione, lei lo sa meglio di me, insomma, di questo risorgimento che ho esaltato, vituperato, in qualche modo c'è sempre insomma una tendenza che anche italiana, nel senso migliore e peggiore del termine, cioè è una tendenza italiana a sacrificare sempre qualcuno sull'altare, no? Tant'è che lei si sofferma su Cavour, perché il personaggio, no? Il personaggio principale Cavour, anche se poi ovviamente si vedono in controluce anche altri personaggi, da D'Azeglio a Carlo Alberto, però ecco, Cavour, che tra l'altro questo è interessante, cioè, solitamente anche la cultura ufficiale, no? Non ha mai riscontrato ombre, cioè sembrerebbe che Cavour sia uno di quei personaggi positivi, mentre per esempio lei accenna anche un paio di passaggi a Crispi, che invece è sempre stato un po' più osteggiato, perché meno ufficiale. Ma questa scelta proprio di soffermarsi su Cavour, perché? Dunque, Cavour è mezzo italiano, cioè di formazione intellettuale, lui conosceva meglio la lingua inglese che quella italiana. Lui era un economista, è un uomo d'affari, ma era soprattutto una coscienza di un rigore incredibile. E questo che colpisce in Cavour. In lui, uomo d'affari, non inclinava mai alla corruzione come sistema, all'inganno, anche se era un uomo molto scalto. Chi ha commerciato cavalli deve essere una persona scalta. E i Cavour di tradizione erano commercianti di cavalli. Allora, Cavour si forma, diciamo, in ambito protestante. E a un certo punto vagheggia addirittura di lasciare l'Italia, perché vedeva questo paese, soprattutto lui detestava la monarchia sabauda, lì ha riferito alcuni suoi episodi che fecero scandalo, tipo quello del vassoio di Dolci in piena corte scagliato in faccia a un conte, che fece uno scandalo enorme all'epoca. E da tutta questa sua irrequietezza adolescenziale e giovanile emerge un personaggio che cercava un proprio destino. Improvvisamente va all'estero, viaggia in Francia, va in Inghilterra, conosce grandi personalità, per esempio
gli grandi economisti inglesi li conosce tutti. A questo punto lui fa una scelta, dice: no, non posso essere uno che dimentica la patria, che ha bisogno di me. Però cosa fa? Lui non può fare politica, perché per un breve periodo Cavour entra nella carboneria e Filo Mazzignano, il suo grande amore, la Giustiniani, la Nina, era una intima del circolo mazziniano. Poi assume una posizione, diciamo, oggi potremmo definirla socialdemocratica moderata, progressista, e incomincia a sviluppare una sua strategia che mira a trasformare l'economia in senso industriale progressivo, convinto che non ci sarà mai nella sua vita quella rivoluzione che lui sogna. Il 48 lo sorprende, perché Cavour la scrive prima del 48: in ogni caso io non collaborerò mai con un governo monarchico assoluto. E lui pensava che la monarchia assoluta sarebbe durata oltre gli orizzonti della sua vita. Quando questo crolla, abbiamo il 48, lui entra nella politica attiva subito con grandi obiettivi, fonda un giornale e si mette a capo della fazione, diciamo, progressivo moderato. E questo era l'aspetto interessante di Cavour, di questa sua nitidezza morale e di questa sua visione, anche se poi era disposto a fare le cose più bieche, perché tutto sommato la Castiglione è un'operazione di pura ruffianeria, per dirla con Dante, quando recita e condusse la bella alle mogli del marchese. Lui ha fatto questa stessa operazione con Napoleone, anche se la Castiglione è un personaggio che usa Cavour, questa è la cosa interessante. Cavour crede di usarle, invece la Castiglione usa lui, perché lei vuole arrivare a fare il grande gioco finanziario. Infatti la Castiglione muore ricchissima. Vuoi presentare una tua pubblicazione? Invia il tuo curriculum vitae e due copie del volume al seguente indirizzo: Associazione Culturale Biblioteca Lorenzo Lodi, ITIS Giovanni XXIII, via di Tor Sapienza 160 00 155 Roma. Il testo sarà sottoposto al parere del nostro comitato scientifico. Lei parlava di epistolario e di costume. Effettivamente, insomma, si percepisce dalla lettura questo suo guardare la storia non alla storia degli storici, no? Cioè alla storiografia ufficiale, quella che poi arriva spesso sui banchi di scuola, ma al dietro le quinte, tant'è che quello a cui prima ha accennato ci dice anche di questo, cioè degli aspetti meno noti, soprattutto al grande pubblico, non tanto agli storici. Ma proprio gli epistolari e il costume l'hanno spinta ad avere questa attenzione per gli aspetti linguistici, perché lei comincia, e questo è molto interessante, perché anche questo è tipicamente italiano, cioè è un'esigenza che da Dante in poi tutti i nostri più grandi poeti e scrittori hanno avuto, cioè quella di far camminare la lingua insieme alla letteratura e alla riflessione storica e politica. Lei comincia con questa che definisce una noterella introduttiva, ma che in realtà è una bella, insomma, è una sintesi molto interessante. Perché ha sentito proprio l'esigenza, no? Di parlare di questa coinè linguistica, cioè di questa lingua piemontese, di questo torinese, insomma, no? Che poi descrive in modo sintetico attraverso i secoli. È un discorso lungo, io glielo sintetizzo in un nome: Carlo Emilio Gadda. Ma lei, se non sbaglio, lei si è anche occupato di scapigliatura.
e ha incontrato certamente il Faldella. I miei interessi linguistici seguono quella via lì, ha capito? Bene, sì, infatti sono dei. Io non la scapigliatura non la volevo, diciamo, menzionare proprio per non creare un conflitto di interessi, visto che mi sono sempre interessato di Carlo Dozzi, ma anche poi per quanto riguarda l'ambiente piemontese di Roberto Sacchetti, amico e sodale di Faldella. Sì, sono degli aspetti che persistono nella nostra storia. Effettivamente poi, unendo gli aspetti linguistici a quelli storici e politici attraverso il ponte della letteratura, diciamo che anche il secondo Ottocento, proprio a partire dalle tendenze scapigliate, è stato un mezzo secolo scomodo, perché in fondo poi anche gli scapigliati del Risorgimento e delle soluzioni uscite fuori dal Risorgimento hanno avuto anche delle posizioni molto critiche, in un senso o in un altro. Lei, fra l'altro, e questo mi piace chiederglielo, cita anche Pavese, Soldati e Fenoglio, questi tre autori. Poi Fenoglio lo mette anche accanto a Pirandello in una sua scala di valori. Quindi, insomma, è un torinese che arriva, cioè una cultura torinese, una tradizione torinese che arriva quindi anche al secondo Novecento. Questo è un discorso molto lungo che voglio sintetizzare. La prima novella o romanzo breve sull'unità d'Italia è una cosa che mi ha sempre colpito. Dunque, diciamo che sono due le novelle che inaugurano l'unità d'Italia come tradimento del sogno, risorgimentale. E sono La bella bionda di Imbriani e Un serpe di Faldella. Un serpe ambientato nella Firenze, forse lei lo conosce, nella Firenze capitale d'Italia, e descrive già il sistema di corruzione che poi porterà a Crispi, a questi giochi. Quindi la letteratura italiana è sempre stata una letteratura con un alto senso civile, che si sviluppa a partire da Dante. Il petrarchismo è un incidente di percorso. La vera letteratura italiana è una letteratura politica fortemente impegnata, e che nell'Ottocento ha anche un grande momento di verità. Io ho cercato in questo libro di trasmettere questo humor e di usare la nota bassa, cioè la nota comica, che è quella che è più vicina al tragico. Cioè, se si vuole rappresentare la vera tragedia bisogna usare la nota comica. Questo lo insegna molto bene la tradizione teatrale, dai greci fino ai grandissimi Shakespeare, eccetera. E anche Goethe ha alcuni di questi passaggi. Forse ho divagato troppo, recuperi lei il filo. No, assolutamente no. Anzi, plurilinguismo e impegno politico, non a caso lei si è schierato con Dante, non con Petrarca, per cui la vena satirica, grottesca o come lei ha detto il senso del comico, che poi permette di mettere in luce anche gli aspetti tragici della vita e soprattutto poi delle vicende politiche, storiche. Sono degli aspetti su cui anche io mi ritrovo e che condivido. Detto questo, mi piacerebbe un attimo coinvolgere anche la responsabile della casa editrice, poi torniamo di nuovo al nostro Piero, a Maria Francesca Pagano, che con questa Write Up Site ha pubblicato per l'appunto Formiche Rosse. Alla responsabile casa editrice volevo fare invece una domanda di altro tipo, cioè
in questo particolare momento storico, perché noi già provenivamo da una situazione non facile. Adesso che siamo contingentati ulteriormente, che la cultura è all'angolo per tantissimi motivi, le case editrici come possono fronteggiare una crisi che si innesta su una crisi preesistente? Grazie Francesco. Allora, scusami se mi permetto, ma è Francesca Maria, perché Maria Francesca mi vengono in mente delle signore di pizzo in case con altri tempi, e non ce la faccio a immaginarmi. Quindi mi permetto. Scusami Francesca Maria Pagano, scusami tu. E che tra l'altro Maria è il resto di un terzo nome che è così brutto che ho dovuto cancellare dalla narrativa. Detto questo, a proposito di... Sì, non li potevo togliere tutti, quindi è rimasto. Detto questo, la tua è una bella domanda e ti rispondo subito. La crisi dei costumi, il contemptus mori, cioè la crisi costante e sempre invocata del momento presente, in realtà si sconfigge soltanto con la produzione di contenuti. Cioè, se tu fai caso, poi tu sei un docente e vivi di contenuti, ci sono le mode, ci sono i social, c'è il Bailam che adesso è la pandemia, ma prima della pandemia era un'altra cosa. L'agenda dei media ti dice sempre cosa devi pensare, cosa devi mettere tra i primi tre posti delle tue preoccupazioni quotidiane. Il lavoro della casa editrice oggi, e soprattutto di un marchio indipendente, è quello di non sottostare ad alcuna agenda che non sia quella di una riflessione autonoma e personale sui contenuti, sulla storia e sulla lingua. Questa è l'unica cosa che secondo me continua a avere valore, perché sai, io ho tanti amici che hanno lavorato in tanti campi differenti, alcuni hanno addirittura ricevuto finanziamenti milionari nella Silicon Valley. L'esperienza oggi è frammentata, c'è veramente di tutto. Quello che non viene mai meno è la qualità del contenuto, la riflessione su chi siamo e dove andiamo. Allora, il libro di Piero, insieme anche tante altre cose che fanno Piero, è proprio questo, è una riflessione su chi siamo, dove siamo e dove andiamo. Piero, noi non abbiamo detto nulla, però Piero ha un curriculum letterario di tutto rispetto e la cosa bella che io gli dicevo qualche giorno fa, sabato, al telefono, e che lui è stato testimone forse del momento più vivo della cultura italiana subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, una serie che è durata forse fino alla fine degli anni 70, poi è molto staccata. E quello che deve fare un intellettuale, uno scrittore, è sempre tenere un occhio aperto sul mondo, come diceva Stanley Kubrick, no? Eyes wide shut, cioè occhi bene aperti, ma anche chiusi a volte, per trattenere la riflessione, per lanciarla in maniera più proficua. Quindi sì, la crisi economica, chiaramente io come casa editrice una soluzione alla crisi economica non ce l'ho. Ti posso dare una risposta sulla crisi dei contenuti. Non bisogna arrendersi, bisogna continuare a fare un discorso di qualità e di riflessione che ci deve accompagnare sempre per andare avanti nella vita, e a questo dobbiamo chiamare tutti quelli che hanno voglia di continuare a crescere. La nostra casa editrice si chiama Write Up proprio per questo, perché in inglese write up vuol dire commentare, scrivere sopra letteralmente. Quindi noi scriviamo sopra le cose, scriviamo sopra i temi, scriviamo sopra la politica, proprio per testimoniare l'impegno a tutto tondo di Piero come scrittore. Lui adesso si esimerà in tutti i modi possibili e immaginabili. Abbiamo curato una nuova sessione del sito, che sono dei documenti in open access, e in questa sessione c'è proprio un documento in open access che è un libello politico scritto da Piero, a cui poi si affiancheranno i contributi anche di altri tipi di autori, contributi scientifici, contributi di tipo storico-letterario, di tipo linguistico, anche di tipo narrativo, quindi romanzi, racconti, appunto una sessione in open access di circolazione della libera conoscenza. Questa è l'unica risposta che mi sento di poterti dare.
Radio Giano Podcast. Grazie, grazie Francesca Maria Pagano, è la sua editoria indipendente, è piena di contenuti come le sue parole stanno a dimostrare. Tra l'altro sono contento che proprio lei abbia ricordato insomma la figura di Ero Flecchia, che sicuramente ha un curriculum vitae di intensa originalità. Effettivamente è bello sentire che una casa editrice è giovane e una responsabile altrettanto giovane punti sui contenuti letterari, sui contenuti politici, sui contenuti linguistici, perché in effetti lavorare bene è l'unico modo per fronteggiare le difficoltà, anche quelle epocali. Detto questo, volevo un attimo confrontarmi di nuovo con l'autore di Formiche Rosse, chiedergli, visto che la cultura di Piero è vasta e approfondita, è interessante vedere come il bestiario, no? Quindi questo ricorrere alle formiche rosse, tra l'altro c'è a pagina 82 un bellissimo passaggio, no? dove si suddivide la gente, no? fra formiche nere e formiche rosse, fra bravi sudditi e cattivi sudditi. È interessante, ecco, questo volevo chiedere a Piero, è interessante che questo bestiario, a proposito di della nostra tradizione dantesca medievale da cui proveniamo, è interessante notare come sia un filo che spesso unisce anche secoli che da un punto di vista letterario, storico, politico hanno una veste molto diversa. Quindi Formiche Rosse, insomma, perché è proprio dare questa importanza a partire già dal titolo alle Formiche Rosse? Io non ho inventato niente, ho solo inventato delle situazioni. Formiche rosse e formiche nere era una distinzione di Carlo Alberto, che definiva i carbonari formiche rosse. Allora, io l'ho trovata nell'epistolario di Carlo Alberto, questa distinzione, però non so se lui l'abbia ereditata, perché Carlo Alberto era una persona molto colta, a differenza di tuo figlio, che era un buzzurro di proporzioni epiche. Lui era, prima parlava un ottimo tedesco e un ottimo francese, era figlio di una grande madre, una principessa palatina tedesca di grande statura, che era stata giacobina, e i Carignano erano intelligenti. Di intelligenza non da poco. E allora in questo quadro io ho visto queste formiche rosse che sono la metafora della rivoluzione che si costruisce sotterraneamente, ed effettivamente mi è poi piaciuto e la cosa si è sviluppata il mio l'unico tocco di invenzione è se lo ricorda, quando la cognata di Camillo Cavour viene morsicata dalle formiche rosse e si scatena poi la vicenda amorosa. Ecco, questo è il mio elemento inventato, ma non è che mi sia ricollegato al bestiario, anche se ho studiato parecchio i bestiari medievali, soprattutto attraverso il libro del Charbonneau Lassay, Le bestiaire du Christ, ma non ho tratto particolari cose, semplicemente era
un mio disegno di ricostruzione, che poi è un mondo che culmina nell'opera di Baltusa Idis, ma che stiamo deviando. Bene, però probabilmente emergono sempre nella scrittura di un autore anche delle coscienze che vanno al di là del tempo e delle volontà, per cui per questo io accennavo a un bestiario, insomma, che ritorna nella nostra tradizione. Poi insomma, lei ha ricordato splendidamente anche questi aspetti della personalità di Carlo Alberto, e di nuovo è riemersa la sua consapevolezza, perché insomma questo continuo riscontro con gli epistolari arricchisce ulteriormente la scrittura della sua opera. L'ultimissima cosa gliela voglio chiedere: c'è questo risorgimento visto un po' nella culla, cioè nella sua fase nascente, ma lei è più un estimatore del risultato risorgimentale con tutti i suoi limiti, o appartiene a quella schiera? Perché in Italia, no, ci si divide un po' su tutto, no? I partiti sono sostanzialmente sempre due. Dico, lei quindi è comunque in qualche modo dalla parte di un risorgimento che si è poi concluso, sebbene, visto che prima parlavamo della scapigliatura e delle critiche, no, che spesso alcuni autori hanno mosso in modo anche veemente alla soluzione unitaria. Cioè, lei si schiera da una parte, quindi comunque un'unità che è stata in ogni caso positiva, o resta critico nei confronti delle soluzioni che poi sono state trovate? Del resto ricordava come lo stesso Cavour non era intimamente un monarchico, non era intimamente un assolutista, ma era un liberale, un progressista, un socialisteggiante sotto certi aspetti, per quanto poi queste definizioni vadano sempre contestualizzate, perché sono sempre definizioni che possono anche prestarsi a dei fraintendimenti. Insomma, lei in fondo vota per l'unità, o dice porca miseria, che cosa hanno combinato, era meglio restare con l'Italia divisa? Nel momento in cui ci si pone il problema dell'unità europea, pensare a un'Italia divisa ci va la stupidità, l'animalità politica scaltra di un Bossi o di un Salvini, perché non hanno senso le divisioni. Già i greci dicevano: ci separa un colle e una sfumatura dialettale, ma siamo sempre uomini. E già la loro differenza, greci e barbari, sapevano che era convenzionale gli elementi più elevati. E il popolo vive sempre in rapporto alla situazione che sperimenta. In questo senso, la questione risorgimentale è stata riaperta da quel grande spirito tragico, tragico perché l'hanno costretto a vivere una tragedia, mentre lui sì che si avrebbe potuto inventare la grande editoria italiana a livello oltre i Mondadori e i Rizzoli. Parlo di Piero Gobetti. Gobetti ha posto la questione del risorgimento incompiuto, e nasce di lì, e nasce dall'insoddisfazione dei radicali, che è legittima. Però la storia cammina più veloce della riflessione, siamo sempre un po' in ritardo. L'intellettuale insegue, lei lo sa, quell'episodio di Robespierre che vede la gente a correre, si mette a correre anche lui, ma dove vai? Vedo la gente correre, la seguo. I capi sono sempre dei grandi codisti. Beh, no, belle,
belle parole che chiudono questa nostra chiacchierata con Piero Flecchia, Formiche Rosse, cronachetta risorgimentale. Ringraziamo anche Francesca Maria Pagano, Write Up, un libro sicuramente da leggere che ci fa ragionare, e ovviamente ci fa ragionare, come ha dimostrato l'ultimo intervento di Piero, sul nostro passato, ma ci fa ragionare anche sul nostro presente e sulla nostra attualità. Radio Giano ci ha permesso ancora una volta di discutere su argomenti importanti, su contenuti vivi, e auguriamoci, come ricordava Francesca Maria Pagano, di combattere sempre per i contenuti e non arrenderci mai di fronte a quelli che possono essere i raggiri e i fraintendimenti del momento. Detto questo, saluto e vi ringrazio. Saluto soprattutto l'amico Marco Lodi, che ancora una volta mi ha dato la possibilità di coordinare questa piacevole chiacchierata. Grazie Marco. Grazie a te, grazie a voi, grazie a Piero, grazie a Francesca, e speriamo di rincontrarci anche per un'altra pubblicazione di Piero. Vi ringrazio molto. Grazie a tutti, anche io vi ringrazio veramente per questa opportunità, grazie al professor Lioce e grazie all'infaticabile Marco per quello che fa. Grazie. E con questo è tutto e vi ringraziamo per averci ascoltato. Arrivederci alla prossima puntata. Grazie per aver ascoltato Radio Giano, storia, memoria, ricerca. Thanks for being with us and listening to Radio Giano, history, memory and research.